Dopo report, cioè, facciamo chiarezza su queste cose. Il collega chiariva e chiedeva di poter vedere delle attrezzature, ma soprattutto metteva il punto sul fatto che l'agenzia, l'AGID, ha classificato Messina. Io non so se Messina però ha risposto al censimento, ma comunque è un classe B. Il nostro centro dati. No, non ancora non siamo classificati. Noi avevamo la possibilità di rispondere al censimento l'anno scorso, nel 2017, però non è stata data risposta, e al nostro subentro come amministrazione comunale nel 2018, e lì invece la risposta è stata data, il censimento è stato fatto. Non ci è stata data ancora la risposta, come per la maggior parte delle amministrazioni che hanno inoltrato la loro domanda, le loro schede nel 2018. È chiaro che la maggior parte delle amministrazioni pubbliche, credo su tutte le amministrazioni pubbliche, solo 5 a livello nazionale rispondono ai criteri per essere classificati in fascia A, quindi nessuna delle amministrazioni, soprattutto in primo livello più che fascia. soprattutto in primo livello, quindi nessuna risponde ai requisiti. Il problema è un problema di allineamento temporale. Allora, le prescrizioni AGID intervengono dopo l'avvio dei programmi di finanziamento PONMETRO sul tema agenda digitale. I finanziamenti del PONMETRO infatti nascono nel 2016. Tutte le amministrazioni pubbliche, quasi tutte le amministrazioni pubbliche, hanno investito sui loro competence center, sui loro CED, per gestire in cloud i loro dati, e tutti questi finanziamenti, tutta questa mole di finanziamenti sostanzialmente è, secondo le prescrizioni di AGID, una mole di finanziamenti che va a essere dirottati su centri di competenza che non possono essere classificati in fascia A. Quindi Facciamola, è un problema tra amministrazioni. facciamola semplice, perché No, sennò è un problema diventa tra complesso. amministrazioni, sì. L'agenzia di coesione ha rivolto proprio un quesito all'AGID per allineare temporalmente le due norme che non si parlano in questo Ci momento. danno una deroga. Cioè, possibilmente sì, la possibilità di dare una deroga a quelle amministrazioni che hanno investito fondi pubblici, in questo caso fondi europei, sui loro competence center. Ma io vi do anche un'altra cosa, che per quanto riguarda l'IAB, ha tutti i crismi, le caratteristiche, i criteri per potersi classificare non fascia A, ma come polo strategico nazionale. Il nostro centro dati Messina, IAB. Il nostro centro dati Messina è allocato a Messina, ma riceverà e gestirà in cloud tutti i dati di tutte le amministrazioni pubbliche che non sono allineati alle prescrizioni AGED per essere classificati né in fascia B e né in fascia A. Quindi, questo entro quando? il nostro finanziamento è un finanziamento che è in addirittura d'arrivo, perché noi abbiamo inoltrato una prima scheda preliminare all'Agenzia di Coesione, ma il nostro IAB diventerà competence center per tutte le amministrazioni del centro-sud, e questo è stato proprio richiesto dall'Agenzia di Coesione. Scusi se lo chiedo, ma visto che siamo così avanti, perché non gli abbiamo mostrato la sala, il centro elaborazione dati ieri? Il centro elaborazione dati è in fase di ristrutturazione, c'è un cantiere aperto adesso proprio perché viene ristrutturato con i fondi del PONMETRO. In ogni caso non era stata fatta una richiesta prima, e le sale erano chiuse proprio per una questione di sicurezza.